Questo video è uscito poche ore fa e sembra che Game Freak avesse dei piani diversi per Leggende Pokémon Arceus, in parte. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Come dal titolo, oggi andremo a vedere una stanza del presente in Leggende Pokémon Arceus. Una stanza che ovviamente non è stata poi implementata, ma lasciata nel gioco per motivi che sono comunque sia immaginabili, ovvero quando vai a rimuovere un elemento dal gioco si potrebbe creare un bug più o meno grave. E se levi un'intera stanza con molti elementi all'interno, seppur non hanno una collisione, beh, crei problemi ancora più grossi. Il video non è mio, è stato creato da FuzzFuzz, spero si pronunci così il nome, e la stanza è stata trovata da Deep Game Research, quindi tutti quanti i complimenti vanno a loro, vi lascio i link in descrizione. Eccoci qua. Ok, personaggio, beh, classico del gioco. Abbiamo una pianticella, beh, sì, ora è più chiaro di così, non si può. Dunque, abbiamo molti elementi. Appena scompare la scritta, possiamo un attimino vedere meglio. Eccoci qua. Abbiamo un Nintendo Switch di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, che potrebbero essere un palese riferimento ad un possibile Let's Go Johto, Merrill e Pichu, non lo so quali sono le mascotte di Johto. Potrebbe semplicemente essere un riferimento, dato che una console dedicata che sia fissa per Spada e Scudo non è mai uscita. Non è uscita con queste calcomanie, quindi penso che sia un semplice riferimento a quella console. Abbiamo poi qui dei giochi, dovrebbero essere giochi Pokémon, Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee e Spada e Scudo, molto probabilmente. Perché comunque sia Legend Arceus è in sviluppo da un anno e mezzo, 2 anni massimo, quindi proprio in tempi molto risicati l'hanno sviluppato. Abbiamo un orologio a cui hanno lasciato semplicemente queste barre in verticale solo per simboleggiare che qui andavano messi i numeri. Ma la stanza non ha collisione, si scontra con il puff, con la sedia, la scrivania, non ha collisione assolutamente con nulla, se non con le pareti. E probabilmente quando era quasi ormai finita hanno detto: ma sapete che c'è, facciamo un po' un'altra cosa. E quindi hanno lasciato la stanza così com'era, senza alcun tipo di collisione con gli oggetti al suo interno. Però il fatto che ci sia una stanza moderna ci fa pensare che potessero avere altri piani in mente, magari come la scena iniziale, noi che stiamo sul letto, oppure stiamo guardando la televisione, giocando a Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. E il fatto che ci siano giochi Pokémon è strano, però ora che ci penso. Perché ci sono giochi Pokémon? Non ha senso. Se noi veniamo. Oh cavoli, allora, aspetta, se avessero voluto mettere un Nintendo Switch generico avrebbero usato un modello generico. A meno che i modelli generici in casa Game Freak non sono modelli stock delle loro console. Delle console con Pikachu schiaffato sopra, così come i giochi del Nintendo Switch. Oppure davvero, nonostante le ultime dichiarazioni che ci sono state nel gioco, quando arriviamo a Monte Corona ci sono certe dichiarazioni che ci fanno capire che noi veniamo da un mondo dove ci sono Pokémon. È chiaro e tondo. O l'hanno scartata per questo motivo, ma avrebbero poi comunque potuto cambiare i modelli, semplicemente. Quindi questa è la stanza di uno a cui piacciono i Pokémon, ha diversi elementi a tema Pokémon. E a me fa ancora specie, perché c'è Pokémon lì? A meno che anche nel mondo Pokémon, per causa di forze maggiori, le Nintendo Switch, nonostante in diamante e perla siano normali, le Nintendo Switch sono con Pikachu e Eevee sopra e abbiano creato Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee come gioco diverso da quello che abbiamo noi. Fermo restando che questo non sia un Isekai. Perché se Game Freak aveva in mente di fare un Isekai e poi ha cambiato tutto perché ha deciso: no, ragazzi, non è un Isekai, sarebbe una cagata tremenda. E per fortuna non è un Isekai. E quindi hanno poi cancellato totalmente questa stanza dal gioco. Cancellato, non reso accessibile. Hanno poi cambiato in corso d'opera, sicuramente. Una zona visitabile quando poi saremmo tornati. A fine gioco, magari. Quando finivi il gioco, tornavi nel tuo mondo, ma. Beh, ok. Decidevi di tornare nella vecchia. A Hisu invece che
tornartene a casa tua a Sinno. O dovunque sia quel posto. Hai capito? Io non ci posso fare niente, ma sono ancora triggerato da questa console. Che ci sta a fare? Quali erano i piani di Game Freak? Ora bisogna aspettare che qualcuno buchi ancora i server di Nintendo e prenda le beta. Allora, andiamo a dire, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate i link per Telegram e Instagram, oltre ai link vari di FuzzFuzz e Deep Game Research. Date un'occhiata ai loro canali perché hanno video davvero davvero carini. Invito inoltre a iscrivervi al canale e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!